con Jacopo Sarno, lo Zac Efron italiano praticamente. Ciao. Ciao Jacopo, allora come ti senti investito di questo ruolo che tutti ti definiscono lo Zac Efron italiano? Ma in realtà io non mi sento tanto lo Zac Efron italiano, cioè ho interpretato il suo stesso ruolo a teatro, lui l'ha fatto al cinema e sicuramente, nel senso, posso solo stimarlo come attore, però non lo conosco e non ho mai pensato di voler essere un sosia. Adesso il mio progetto è molto diverso, i percorsi sono diversi e niente, tutto qui. Abbiamo solo fatto lo stesso personaggio, lui con milioni di fan, io a teatro con i miei compagni. Sono comunque contento del mio personale percorso. E adesso poi, tra l'altro, sto cercando di fare il rocker italiano, quindi vediamo se riesci a scollarti di dosso, sì, questa somiglianza. Ecco, tu sei un artista multiforme perché hai fatto davvero tantissime cose. Hai fatto dal DJ piuttosto che l'attore, il cantante, il doppiatore. Ecco, che cosa... Tu adesso ti stai per avventurare in un'altra avventura, quella, scusa il gioco di parole, con un nuovo disco. Sì, io in realtà ho sempre avuto il pallino del disco da quando avevo 9 anni. Io ho sempre recitato e insieme a recitare è venuto anche il doppiaggio. Sin da piccolo ho fatto il mio percorso come attore, eccetera, eccetera. Però a casa comunque c'era la musica e la mia passione resta comunque una passione segreta che ho dentro, è la musica, è il mio modo di esprimermi. E quindi da quando ho 9 anni mi è venuto in mente di formare la mia prima band per imitare i Beatles, per imitare i Guns N' Roses, tutte quelle band che mi piacevano da piccolo, oltre ad ascoltare Giorgio Gaber che mi piaceva un sacco, ho detto vabbè, proviamo. Allora ho messo un annuncio su internet, cercasi bassista massimo 9 anni, perché non volevo uno più grande che mi comandasse. E ovviamente nessuno ha risposto, per cui ho posticipato questa cosa agli 11, quando ho cominciato a scrivere canzoni. E non pensavo di fare il cantante, perché io scrivevo con la chitarra, qualcosina col pianoforte, e avevo questo gruppo. Dicevo, vabbè ragazzi, per ora canto io, perché sono comunque quello che se la cava meno peggio degli altri, e poi quando troveremo un cantante... Il problema è che il cantante non l'abbiamo mai trovato, quindi... Quindi lo faccio io. E adesso finalmente sto realizzando il mio sogno di fare un disco tutto mio. Ecco, raccontaci un po' di questo disco, come è nato e che cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, è nato in realtà attraverso le collaborazioni di tante teste di un team. Un team che sta un po' tra Londra e Milano. Io ho cominciato a settembre a selezionare canzoni, ne ho scritte tantissime, me ne hanno cassate tantissime i produttori, perché chiaramente la cosa importante è raggiungere una determinata qualità, quindi non è detto che le canzoni debbano essere per forza tutte tue. E ho collaborato con grandissimi autori che mi hanno dato delle cose meravigliose e io sono onorato di poterle cantare e farle mie e usarle per raccontare le storie che io ho visto in quest'ultimo periodo in tournée, un po' nella mia vita, raccontare una parte di me e una parte di tutti quelli che sono i miei coetanei e i miei amici. Questo disco è molto rock, chiaramente è un rock accessibile a tutti, non è un disco heavy metal, non aspettatevi un disco heavy metal, perché l'avrei anche fatto, però, però non è neanche più nei miei gusti musicali. Adesso sono passato dall'hard rock anni 80 a un sound molto più inglese, anche perché ogni volta che vado a Londra e mi infilo in qualche bar ad ascoltare le band del posto, capisco quello che è il... Quello che mi piace veramente, cioè questo nuovo sound anche un po' retro. E niente, è un disco di 12 canzoni nate da queste collaborazioni, alcune sono scritte anche dal produttore Chicco,
che è il produttore del progetto, che ha fatto gli arrangiamenti, ha fatto quello che in studio ha lavorato sulla musica, perché poi bisogna selezionare le canzoni, scriverle, collaborare con gli autori, si parla di tutto il progetto, però alla fine bisogna, quando si arriva in studio, bisogna avere un sound che sia lineare per tutto il disco, perché chiaramente non stiamo facendo una compilation, ma stiamo raccontando qualcosa che deve essere compatto e unito, perché è una storia, è un po' come leggere un libro. E niente, speriamo che vi piaccia.